Ciao Fabri, intanto buonasera a te e al tuo socio in Sì, studio, mi siete ciao troppo simpatici Franci. insieme, fate una bella coppia. No, detto questo, io mi ricordo che quando tu sei arrivato alla Juve, insomma, quando si è ricreato il gruppo che poi ha vinto tutto nel giro di 3 anni, ma tutto vuol dire tutto, non qualcosa, se c'era un fine stagione tipo questo, e agli inizi è stato un po' così, nessuno di voi aveva quasi neanche la voglia di parlare, per quanto eravate all'interno dell'ambiente Juve, per quanto sentivate quella maglia addosso, no? Io qua adesso vedo il fine primo tempo e vedo nel tunnel degli spogliatoi Bonucci, capitano, che ride come un pazzo con mezza squadra. E sinceramente a me questa roba fa molto girare le scatole. Perché una stagione può anche andare male, possono andare male anche 2 stagioni. Ci mancherebbe perché poi non tutti gli anni sono capaci di far meglio, no? Perché sennò tutti noi qua dovremmo essere direttori del TG5 o chissà di che cosa, perché sennò anche per noi varrebbe la cosa del fallimento. Però un atteggiamento del genere tra di voi non sarebbe mai esistito. Era perché c'era ancora l'avvocato oppure no? Ma guarda, oltre a Franci a avere, come si dice, un avvocato dietro, ma anche magari in certe situazioni Umberto, una famiglia Agnelli dietro, una dirigenza importante, mi sembra che in questo momento non ci sia proprio le persone giuste per poter tenere salda la squadra. Io ho visto, sei stato bravissimo te a vedere queste sfumature. E credo che siano sfumature importanti, ti facciano capire quanto in questo momento ci sia la Attenzione, voglia Teo Hernandez di in area. staccare la spina. Occhio alla Sono Juve con pochi gli attaccanti di Rabiot. quel Si Zenit. mangia clamorosamente il Mamma, gol cosa del si è 1-0 davanti alla porta. mangiato! Rabiot col piede d'appoggio destro, che non è il suo, ma da lì non puoi non centrare la porta. Nel frattempo Allegri fa entrare Di Maria, ma vediamo se la posizione è regolare. Palla dentro di Sì, Rabiot, sì, sì, buonissimo sì, l'assist di sì. Milik. Entrano Rabiot tutto dietro. solo davanti alla porta, calcia col destro sull'esterno della rete, in una posizione facilissima. Secondo Occhio a te? Chiesa! Trova il Eccolo! gol del vantaggio al 67esimo minuto. Juventus 1, Udinese 0 con un gran gol a giro, un secondo palo. La Juve in questo momento va sopra alla Roma di Mourinho, di cui stavamo parlando proprio in questo istante. Sperando che la Roma non raddoppi, ovviamente. Lo Beh, dico io ti per il mio favo anche interesse Juve, e sinceramente, contro così. l'interesse del nostro amico in studio per il Verona, però devo guardare in casa mia e se c'è la speranza di Certo. giocare una coppa che conti qualcosa. È sicuramente l'Europa League e non la Conference. Va ricordato ampiamente che questo non ovviamente a discapito del Verona in questo momento ha uno spareggio da giocare, ma che Dybala trasforma un rigore da graziato. Di Maria, grande parata di Silvestri. Cioè, Dybala prima ha fatto una. Con quella manata in faccia al giocatore prende un giallo che doveva essere un rosso tutta la vita. Ha La rischiato Roma rimane in tantissimo. 11 e Dybala fa il gol del 2-1. Che manda tra l'altro la Juventus in Conference, in questo caso. Giudicate voi.